Benissimo, buonasera a tutti, grazie per essere tenuti a massa. Speriamo che sia una volta buona perché con Skype non ci è stato messo di registrare, proviamo un altro metodo, va bene. Per tutti quelli che avranno da dire, ma l'immagine non si vede perché è un podcast si sente solo la voce, quindi voi sentirete solo la nostra voce. Prima di tutto iscrivetevi al canale perché è gratuito, vi offriamo intrattenimento gratis e soprattutto, oltre che intrattenimento, informazione. Vi ricordo che il 24 di giugno ci sarà la presentazione del libro di Valerio Schivo, Il mostro di Firenze esiste ancora, la nuova edizione per le Case Books. Saluto Pezzan e Brunoro. Con me stasera, come al solito, sempre Franco, collaboratrice preziosa, ricercatrice di informazioni riguardo il true crime italiano, con me Franca da Criscio. Stasera parliamo del massacro di Ponticelli, un caso di cronaca nera avvenuto il 2 luglio del 1983, appunto nel quartiere Ponticelli a Napoli. Bene, storia molto complicata, molto lunga. Lascio il microfono alla Franca e vi faccio raccontare quel che è successo. Poi facciamole. Ciao Franca! E scusa per aver divulgato un po'. Ciao, grazie per essere qui. Bene, ti lascio il microfono, io disattivo il mio. Prego. Allora, Angelo parlava di Ponticelli. Ponticelli è un quartiere di Napoli ed è situato nella zona orientale della città, ma non è molto lontano dal centro. Fa parte di Ponticelli il rione Incis, che è costituito dalle case di operai e di impiegati. La storia riguarda due bambine, Barbara Sellini, di 7 anni, e Nunzia Munizzi, di 10 anni. Le due bambine sono amiche fra di loro e abitano nella stessa palazzina e sono solite giocare con altri bambini nella piazzetta sotto la loro abitazione. E infatti quel giorno è il 2 luglio 1983, che è una data importante comunque nella storia italiana, perché è lo stesso anno in cui scompare Emanuela Orlandi ed è lo stesso anno in cui iniziano i problemi giudiziari per Enzo Tortora. Quindi torniamo alle bambine. Le bambine stanno giocando in strada con le compagne. Di tanto in tanto i familiari si affacciano alla finestra, al balcone per dargli un'occhiata. Ed è un sabato che sembra procedere come tutti gli altri giorni. Intorno alle 19:30 la mamma di Barbara si affaccia dal balcone e nota che le bambine non ci sono. Naturalmente si preoccupa come qualunque mamma, scende in strada, la cerca un po' nei dintorni, ma non la trova, per cui avverte anche la famiglia dell'altra bambina e iniziano le ricerche di tutti i familiari, conoscenti, amici delle due famiglie. Le due famiglie inoltre andranno a fare denuncia alla polizia per la scomparsa delle due bimbe. In realtà tutta Ponticelli scende strada, come si sparge la notizia della sparizione delle due bambine, tutta Ponticelli si mette a cercarle, fino a tarda notte, anche durante la notte, ma le bambine sembrano sparite nel nulla. Verranno ritrovate soltanto il giorno dopo, quindi il 3 luglio, alle ore 12:30, in un canalone di un torrente, in quel momento secco in quanto faceva molto caldo, e vengono ritrovati da un gruppo di 3 persone. Uno dei 3 è il cugino delle due bambine e si presenta loro una scena che non dimenticheranno mai nella loro vita. Ancora oggi hanno ben impresso quella scena. Le due bambine sono morte, sono una sopra l'altra dentro questo greto del torrente e sono state bruciate. Siccome diciamo le fiamme non si sono ormai spente, però i corpi ancora emanano il fumo della bruciatura. Intorno, vicino alle bambine, ci sono alcuni oggetti a loro appartenuti. Ci sono 2 ciabattine di legno, i classici zoccoli che andavano a quei tempi, e 2 ciabattine di plastica. Uno straccio
tipico di quello che si usa per lavare la macchina, per pulire la macchina, sporco di grasso, un barattolo di vernice vuota, sporco di sangue e sangue un po' dappertutto, lì vicino. A questo punto arrivano forze dell'ordine, ambulanze. Tutto il possibile per assistere queste due bambine. Diciamo che quello è un luogo che negli anni è molto cambiato. All'epoca c'era campagna e una sopraelevata che era in costruzione. Poco distante c'era un posto dove si svolgevano le gare di cavalli, quindi era abbastanza frequentato anche dai giovani della zona. Oggi invece ci passa la strada, non esiste più questo luogo dove furono ritrovati i corpicini di Nunzia e Barbara. I corpi verranno quindi sottoposti ad autopsia e purtroppo l'autopsia rivelerà le torture a cui sono state sottoposte le due bambine. Sono state innanzitutto picchiate. E hanno numerose ferite da arma da taglio. Un'arma che non si troverà mai, che risulta tagliente da una sola parte e soprattutto in punta. Forse un coltellino, non si capirà bene di cosa si tratti. Inoltre, le bambine, almeno una delle due bambine, ha di sicuro subito violenza sessuale. Non si sa se con oggetti o cosa, comunque è stata violata nella sua intimità. Mentre dell'altra bambina non si sa, e non si sa semplicemente perché il corpo era talmente carbonizzato che non si è potuto capire se avesse subito anche lei violenza sessuale. Quella più grande è sicuro che l'ha subita, quella più piccola ci sono forti dubbi. Ci sono dubbi, non si sa proprio perché i corpi erano talmente rovinati, era talmente bruciato che non si vedeva. Ma se tanto mi dà tanto, io suppongo che anche la bimba più piccola abbia subito lo stesso trattamento. I corpi poi sono Franca, stati. ti posso interrompere un attimo Sì. perché mi sono chiedo anche scusa, ho dimenticato di dire una cosa. In queste ore sappiamo che gli abitanti dell'Emilia Romagna stanno passando un momento molto brutto. Io, tutto il team di Okea Notte, insomma, credo che il pensiero sia univoco. Siamo molto vicini a queste persone. Io non so cosa posso fare, se posso fare qualcosa, lo faccio molto volentieri. Quindi mando un grande abbraccio, sperando che la situazione in alcune città, non mi ricordo quale, ma insomma, mi pare Faenza, se non sbaglio, una cosa del genere. Insomma, ci sono dei grossi problemi. Va bene, ci sono dei grossi problemi. Quindi come dire, stringiamoci attorno a tutte queste persone che stanno veramente passando un momento di gravi difficoltà, tutto alluvionato, insomma, come sapete bene, avete visto le ultime notizie al telegiornale, insomma, ci sono anche alcuni morti, però vabbè, cerchiamo di pensare, tra virgolette, ad altro. Bene, prego, scusami, Franca. Mi associo anch'io, un abbraccio a tutte le popolazioni dell'Emilia Romagna e chi può invito a dare un aiuto per quanto possibile per questo disastro che è capitato in questa splendida regione. Dunque, parlavamo dell'autopsia. Inoltre dall'autopsia risulterà che i due corpi sono stati incendiati usando dell'alcol etilico. E quindi date alle fiamme, il corpo delle bambine è bruciato al 70%, quindi molto, quasi del tutto distrutto. Una delle bambine ha avuto 19 coltellate e l'altra ne ha subite 13, ma sono quelle visibili, perché potrebbero averne subite delle altre che non sono emerse dall'autopsia proprio perché i corpi erano carbonizzati. Naturalmente, questo crea molto sdegno
in tutta la popolazione di Ponticelli, ma anche di Napoli e anche dell'Italia. Io ricordo quando si ebbe notizia di questa tragedia, di questo dramma, e l'aria che si respirava in quel momento. Tutti volevano assolutamente catturare il responsabile di questo scempio. Ci fu molta pressione da parte dell'opinione pubblica affinché venissero acciuffati i responsabili o il responsabile di questo orribile crimine. Quindi gli inquirenti cominciarono, come al solito, a interrogare un po' tutti. In realtà tutta Ponticelli fu interrogata dalle forze dell'ordine, ma la maggiore attenzione fu riservata alle persone che già avevano dei precedenti, soprattutto di molestie verso i bambini, su chi faceva uso di droghe. Questo fu il primo impatto della questura sulla investigazione per questo terribile fatto. Il primo che fu fermato si chiamava Corrado Enrico e in realtà contro di lui non c'era nulla. Venne fermato più che altro perché lui stesso si dava un po' la zappa sui piedi perché aveva fatto alcune dichiarazioni un po' inquietanti. Aveva detto: quando sono ubriaco faccio delle cose abnormi contro donne e bambini. Ma in realtà si scoprì che lui, con la vicenda delle due bambine di Ponticelli, no, non c'entrava assolutamente nulla. Fu quindi presto rilasciato. Furono ascoltati naturalmente i bambini che giocavano insieme alle due ragazzine. E diversi di loro, ma anche testimoni adulti, riferirono di aver visto le due bambine salire di propria volontà a bordo di una 500 blu. Questa 500 aveva un fanale rotto ed un cartello con la scritta Vendesi attaccato a uno degli sportelli. Alcuni riferirono pure di alcuni numeri della targa di questa macchina. E inoltre riferirono che alla guida c'era un uomo piuttosto corpulento, alto, con i baffi e le lentiggini, dai capelli biondo rossicci. Questo tale fu ribattezzato Tarzan tutte lentiggini. Anche un'amica di Nunzia, di Nunzia e Barbara, Silvana Sasso, che aveva all'epoca 9 anni, racconterà che il giorno prima, il venerdì, quindi parliamo di venerdì 1 luglio, le due bambine le avevano confidato di essere state invitate a uscire con loro un certo Gino. E l'appuntamento era fissato alla pizzeria Siesta, che non è lontano dalla piazzetta dove giocavano. E gli avevano anche detto all'amichetta di non dirlo a nessuno. E lei descriverà questo Gino, lo descriverà come un uomo alto, corpulento, dai baffi rossi e con lentiggini e capelli biondo rossicci. Ma dirà che la Fiat non era blu, ma era verde, era una Fiat 500 verde. Questa bambina non andrà all'appuntamento insieme a Barbara e Nunzia perché la nonna non la farà uscire e probabilmente le salverà la vita. Per fortuna non la farà uscire. Anche Antonella Mastrillo, anche lei un'amichetta di Nunzia e Barbara, dirà di aver visto le due bambine dirigersi verso la pizzeria Siesta, dove le stava aspettando un uomo con, questa volta dirà, una 500 blu. E anche lei si ricorderà del fanalino rotto e di un cartello Vendesi sul finestrino. Ma a svolta a questa vicenda ci sarà il 4 settembre, quando, convocati prima in caserma per un colloquio, verranno arrestati Giuseppe La Rocca, 18 anni,
suo fratello Salvatore La Rocca, 20 anni, che sono fratelli, Giuseppe per l'omicidio delle due bambine, Salvatore per complicità nell'occultamento dei cadaveri. Insieme a loro saranno arrestati Luigi Schiavo, 20 anni, sempre per omicidio, e Ciro Imperante, anche lui per omicidio. Quindi, diciamo, tre di loro sono arrestati per omicidio, Giuseppe La Rocca, Ciro Imperante e Luigi Schiavo, mentre Salvatore La Rocca, fratello di Giuseppe, sarà arrestato per complicità e per aver aiutato i tre ad occultare il corpo delle due bambine. Ad incastrarli ci sono le dichiarazioni di Carmine Mastrillo, il fratello della bambina Antonella Mastrillo, che aveva raccontato della 500 blu, eccetera. Infatti, Carmine Mastrillo aveva dichiarato agli inquirenti che la sera del 2 luglio alle ore 18:30, no, la sera del 18, del, no, parliamo sempre del primo, venerdì 1 luglio alle ore 18:30, aveva visto a Ponticelli Salvatore Giuseppe La Rocca, Luigi Schiavo e Ciro Imperante parlare con le due bambine, con Nunzia e Barbara, davanti alla pizzeria Siesta, come a volerle dare un appuntamento a queste bambine. Il giorno però 2 luglio invece racconterà che alle ore 20:30 era stato raggiunto nella discoteca dove lavorava, dove metteva i dischi, dagli stessi, la discoteca è l'Euroclub, e gli avevano confessato di aver ucciso le bambine. Più precisamente, a ucciderle materialmente proprio era stato Giuseppe La Rocca, perché avevano avuto con le bambine dei rapporti sessuali e una delle due aveva avuto un'emorragia e quindi, spaventati, le avevano uccise. E poi gli racconteranno praticamente tutto, di aver lasciato le bambine nel luogo dove sono state uccise, che è diverso, secondo quello che dice Carmine Mastrillo, è diverso dal luogo dove verranno ritrovate. Quindi i tre lasciano le bambine morte in un luogo vicino dove verranno ritrovate, erano andati a casa di Salvatore La Rocca, fratello di Giuseppe, lui non era a casa sua, ma era a casa della fidanzata di Salvatore, avevano raccontato al fratello di Giuseppe quello che era accaduto. Lui aveva preso la sua macchina, la 127 beige, e seguendo la 500 bianca di Giuseppe, era andato anche lui nel luogo del delitto. Avevano raggiunto insieme il luogo del delitto. Praticamente nella 500 bianca c'era Giuseppe La Rocca, Luigi Schiavo e Ciro Imperante. Nella 127 Salvatore da solo che li seguiva. Erano arrivati nel luogo del delitto, avevano caricato le bambine nella 127, portate nel greto del torrente lì vicino e gli avevano dato fuoco. Quindi Salvatore era solo complice e si era occupato dell'occultamento delle bambine. E poi tutti insieme, sporchi di sangue, erano andati nella discoteca e avevano confessato a Carmine quello che era successo. Questo è ciò che aveva riferito Carmine Mastrillo agli inquirenti. In realtà i ragazzi in realtà erano dei bravi ragazzi, erano di famiglia comune, umile, tutti e tre lavoravano e da subito addirittura uno di loro, Ciro Imperante, era in attesa di essere chiamato dalla Guardia di Finanza per iniziare a lavorare
delle forze dell'ordine. Giuseppe aveva un'officina dove lavorava e Luigi faceva il muratore. Tre bravi ragazzi, avevano le fidanzate, infatti frequentavano quei luoghi lì della piazzetta perché avevano le fidanzate lì a Ponticelli. In realtà, tutto qui. Di fronte poi però all'accusa di Carmine Mastrillo, vennero convocati in caserma e arrestati. Alla confessione di Carmine si aggiunge la confessione di Salvatore La Rocca, il quale dirà che era tutto vero, che quindi quella sera lui era a casa della sua fidanzata quando era stato raggiunto dal fratello Giuseppe e da Luigi e Ciro, che gli avevano raccontato ciò che era accaduto alle bambine e lui li aveva seguiti per occultarne il corpo. In realtà oggi tutti raccontano che queste dichiarazioni sono state forzate dalle forze dell'ordine, che hanno subito delle violenze affinché dicessero questo, praticamente. Tutti negano, anche perché Salvatore, una volta, nonostante abbia firmato dei verbali in cui accusa suo fratello e gli altri due, quasi subito ritratta, e lo fa anche davanti al giudice istruttore. Da quel momento in poi dirà sempre di aver mentito e oggi come allora insiste nel dire che ha mentito poiché pressato dalle forze dell'ordine, da chi lo interrogava, di essere stato picchiato, di essere stato torturato e quindi di aver firmato quei verbali senza neanche leggerli, perché anche se si fosse rifiutato avrebbero continuato a picchiarlo. Questo è quello che dice la sua versione e che da quel momento dirà sempre, lo dice oggi, ma lo ha detto anche davanti ai giudici. In realtà diciamo il racconto che fa Carmine è un po' già a prima vista, è un po' come posso dire, non regge in un certo senso, perché innanzitutto la prima domanda che nasce spontanea, che Angelo converrà con me, è questa: perché tre assassini più un quarto doveva andare da Carmine e raccontargli l'accaduto? Per quale motivo? Hai fatto una cosa gravissima, la tieni per te. Perché vai a raccontare a questo Carmine ciò che è accaduto? Infatti. Questa è la prima perplessità che si nota da questo racconto. La seconda perplessità è anche perché vanno a coinvolgere Salvatore La Rocca, che è una persona piuttosto fragile e facilmente manovrabile. Perché lo coinvolgono? In realtà, se loro tre, e parlo di Ciro, di Luigi e di Giuseppe, avessero fatto ciò per cui hanno pure scontato la pena, erano in tre. Potevano benissimo prendere le bambine e portarle nel greto del torrente e fare quello che hanno fatto. Perché avrebbero dovuto coinvolgere un'altra persona? Non era difficile, voglio dire. No, infatti, certo. Tre bambine, come è incredibile, insomma, che vanno a coinvolgere una quarta persona. Inoltre è anche il luogo del delitto, dove lo indica Salvatore, non ci sono prove che in effetti il delitto sia avvenuto in quel luogo. Praticamente nei due luoghi c'è in mezzo la sopraelevata, da una parte vengono bambine vengono uccise, dall'altra vengono bruciate. C'è un percorso breve da fare. E nel luogo che Salvatore indica come luogo del delitto, in effetti dalle foto, ci saranno tantissime foto che vengono fatte in quei luoghi, nulla fa pensare che lì sia accaduto l'omicidio.
Quello che sembra più verosimile è che le bambine siano state uccise vicino, nei pressi del torrente, proprio lì dove ci sono macchie di sangue, dove ci sono i loro oggetti. Queste sono le prime perplessità che balzano subito all'occhio dalla ricostruzione che ha fatto Mastrillo della storia, anche perché Mastrillo, una volta ricevuto la confessione da parte dei quattro, tranquillamente rientra in discoteca, continua a mettere dischi come nulla fosse successo, e poi, finita il suo lavoro, se ne va con gli amici come nulla accaduto, anche perché lui dichiarerà che i tre erano sporchi di sangue. Insomma, il racconto avrebbe dovuto turbarlo quantomeno, invece lui continua la serata serenamente come nulla fosse accaduto. Nel corso degli anni, diciamo al momento in cui si presenta di fare il processo, i tre uomini cercano di presentare degli alibi per dimostrare che non sono loro ad aver ucciso le bambine. Ciro Imperante, infatti, dichiarerà che quel giorno era andata a ritirare il suo motorino dal garage e che non aveva trovato la chiave, per cui per questa ragione non l'aveva potuto prendere, però era stato visto da molte persone. E queste persone dichiareranno, e anche oggi dichiarano, che loro sono stati ascoltati in procura e avevano detto che effettivamente Ciro, nell'ora del delitto, era lì a prendere il motorino. Però anche loro sono stati minacciati di essere arrestati se avessero raccontato. Attenzione, attenzione, attenzione. Attenzione. Allora. Franca ha detto, loro sono state, questo lo dicono loro. Lo dicono loro, certo. Questo lo dicono loro, noi non sappiamo se sia successo questo o meno. Ci sono, scusami se ti interrompo perché dopo questa precisazione, credo che sia formalmente giusto dirlo. Molti, tra cui anche i tre ragazzi arrestanti, che ricordiamo si sono fatti 27 anni di carcere, ci raccontano che e sono stati anche seviziati dalle forze dell'ordine proprio per far confessare determinati crimini che loro non avevano commesso. Questo lo dicono loro. Noi stiamo raccontando semplicemente quello che la cronaca ci racconta, quello che è agli atti, quelli che loro stanno raccontando, soprattutto al giornalista Giulio Golia delle Iene, che ha riportato la questione in auge. Quindi anche il fatto dei testimoni, perché io so che c'è un loro erano fidanzati con tre ragazze di Ponticelli, come diceva Frank. La mamma di una di loro, di una di queste ragazze, dice: ora non mi chiedete chi dei tre, perché io i nomi sono assolutamente osceno. Disse che al momento dell'omicidio uno dei tre era lì a casa con loro. E lei racconta, sempre lei racconta, che lei è stata minacciata, che lei è stata minacciata dicendo: no, devi dire che non è vero che era con te, che era a casa tua. Quindi lei lo dice tutt'oggi. Ora, perché lo dicono io non lo so. Se l'hanno fatto i carabinieri o la polizia, io questo non lo so. Noi ve lo raccontiamo. Prego, era giusto. Sì, no, ma è giusto. Chiaramente quello che sto dicendo sono le loro dichiarazioni. Certo. Che non ci appartengono, cioè noi raccontiamo assolutamente quello. Il fatto sta, sono stati condannati a 20 all'ergastolo, poi ne hanno poi con buona condetta. Esatto. Luigi, come alibi, dirà che lui era dalla sua ragazza e con Andrea Formisano, e insieme erano andati a fare un giro sulla costa amalfitana. Però erano tempi diversi rispetto a quelli di oggi. Per non compromettere la ragazza, non farà il nome di lei, farà solo il nome del ragazzo. E quindi questo gli verrà comunque contestato, il fatto di non aver detto che con sé c'era la ragazza, quindi aveva mentito. Ecco. Lui lo spiegherà così, che non l'aveva detto per non compromettere la sua fidanzata. Anche Andrea confermerà l'alibi.
E questo Andrea Formisano per un periodo sarà arrestato e quindi dopo l'arresto ritratterà e dirà che non era vero che era stato sulla Costa Amalfitana insieme a Luigi Schiavo. Giuseppe, in realtà, forse Giuseppe fa un po' di confusione più degli altri, quanto doveva andare a prendere la sua ragazza quel giorno. E dirà agli inquirenti che era andata a prendere la sua ragazza alle 17:30. Invece dirà una bugia in realtà. Lui non ricorda, lui adesso dice che non ricorda bene, che in realtà era andata a prendere la ragazza più tardi, intorno alle 20, perché in casa sua c'erano degli amici che avevano portato una ragazza che a lui piaceva e quindi si era un po' attardato con questa ragazza. E quindi era andata a prendere la sua ragazza in realtà più tardi, ma si era dimenticato dell'orario, quindi agli inquirenti aveva dato un orario diverso, alle 17:30, sì, aveva detto alle 17:30, ma in realtà era andato verso le 20 a prendere la sua fidanzata. Poi lui afferma sempre che in realtà con la sua ragazza poi era andato in discoteca e c'era andato con la Vespa. Quindi anche perché la 500 bianca che era di sua proprietà era rotta. Quindi va a prendere la sua ragazza con la Vespa e parecchi testimoni diranno di aver visto la sua Vespa parcheggiata davanti alla discoteca. Salvatore dirà come alibi appunto che era a casa con la sua fidanzata e questo lo sappiamo perché anche il testimone aveva detto che i tre Luigi, Giuseppe e Ciro erano andati a casa della fidanzata di Salvatore dove lo avevano trovato per poi farsi aiutare nell'occultamento dei corpi delle bambine. Dopo qualche periodo, Ciro Imperante verrà identificato come il ragazzo corpulento, alto, dai baffi e con i capelli rossi, bianco, biondi rossi, quindi Tarzan, tutte lentiggini. Però in effetti, guardandolo oggi, ma credo anche quando era più giovane, le lentiggini non ce l'ha. E tra l'altro è anche scuro di capelli. Inoltre Giuseppe riferirà che la 500 bianca, che secondo il testimone era stata usata per portare le bambine nel luogo del delitto, era rotta. Quindi era impossibile che le bambine fossero state portate con la sua macchina in quel luogo lì, quando tutti in effetti i testimoni ricordavano non una 500 bianca, ma una 500 blu. Insomma, diciamo il loro caso, e lo dico io sono fra i tanti, non venne molto seguito all'epoca, anzi, diciamo, le persone li pensavano colpevoli, e io mi ci metto anch'io, ho pensato immediatamente che fossero loro i colpevoli, non so se la parola odio è la parola giusta, insomma, verso di loro avevo verso i peggiori sentimenti verso questi ragazzi per aver fatto questo delitto così orribile in cui avevano perso due bambine, avevano perso la vita a due bambine assolutamente innocenti. Durante il processo, diciamo che tutta l'Italia è contro questi ragazzi, parliamoci chiaro, tanto che nel 1986, quando in attesa di processo vengono liberati per decorrenza dei termini, vengono mandati in soggiorni obbligati, ognuno in una città diversa, in qualunque luogo venivano mandati, nessuno li voleva. Venivano accolti da folle inferocite che non li volevano nella loro città, da manifestazioni, da striscioni contro di loro. E sempre nel 1986 inizia però il processo e durante il processo Carmine Mastrillo ritratta. Per un'ora e mezza viene interrogato dagli avvocati,
dal PM e lui terrà il punto e continuerà a dire che si era inventato tutto. E anche lui, sempre parole sue, dirà proprio in tribunale di essere stato picchiato dalle forze dell'ordine affinché accusasse i tre. Poi viene arrestato, seduta stante, e a questo punto, riportato poi in aula, dirà ancora una volta che i tre sono colpevoli. Quindi ritratterà la ritrattazione e dirà che aveva ritrattato in quanto era stato minacciato fino al giorno prima da alcune telefonate minatorie. Salvatore La Rocca, fratello di Giuseppe La Rocca, anche in tribunale ribadirà di essersi inventato tutto, che non era vero nulla, che suo fratello era innocente, e minaccerà anche il suicidio per questa ragione. Ma nonostante questo, i tre verranno condannati all'ergastolo, sia in primo grado, sia in secondo grado, e sia in Cassazione. Durante la loro detenzione, vi ho accennato prima al caso di Enzo Tortora. Sì, Franca, scusa di interrompo, se vuoi discorrere un po', io ti lascio parlare perché è molto interessante quello che dici, ma insomma, se vuoi discorrere un po', discorriamo. Dimmi tu, non è io da fare delle considerazioni, ma ti lascio parlare. Sì, non lo so, se le vuoi fare adesso le considerazioni. No, facciamo alla fine, finisci, con calma, vai. Diciamo, fino a quando vengono condannati all'ergastolo, tutta l'Italia pensa che è giusto così, che si facciano l'ergastolo per le atrocità che hanno commesso, per cui il loro caso non viene più tirato fuori né portato alla ribalta. Le cose cambiano perché, come accennavo prima, nello stesso anno Enzo Tortora inizia il suo calvario giudiziario che tutti non conosciamo. Abbiamo fatto anche una trasmissione sul caso Tortora insieme a Luca Tacchi. E Tortora, una volta risolti i suoi problemi giudiziari, se vi ricordate, diventò un politico nelle file del Partito Radicale e divenne eurodeputato. Si occupò molto proprio dei diritti civili e quindi spesso visitava le carceri e a Spoleto incontrò proprio i tre del massacro di Ponticelli. Loro parlarono a lungo con Tortora, gli fecero notare le incongruenze di tutta la storia, quelle che secondo loro erano le incongruenze, e Tortora gli promise che si sarebbe occupato del suo caso. Infatti, una volta tornato in TV, nel programma giallo che conduceva, dedicò un'intera puntata alla vicenda del massacro di Ponticelli. E nella trasmissione furono anche interrogati. E questa trasmissione però non smosse molto. Quello che smosse fu il giudice Imposimato, che proprio seguendo la trasmissione cominciò a farsi delle domande anche lui. E quindi andò a trovarli in carcere, dicendo loro di credere nella loro innocenza. E io ho visto poi varie trasmissioni in cui lo ha ripetuto più volte. Io sono sicuro che Giuseppe La Rocca, Luigi Schiavo e Ciro, mi sfugge sempre il nome, Ciro, sono assolutamente innocenti. Da qui Imposimato comincia a occuparsi del caso. E si presenterà una richiesta di revisione del processo nel 1989 e sarà rigettata. Una seconda revisione del processo sarà presentata nel 1997, ma anche questa sarà rigettata. Dopo questa data ottengono i tre la semilibertà, quindi cominciano a lavorare dal carcere e a rientrare solo la notte. Qui conosceranno le donne
che ora hanno sposato, avranno dei figli, e nel 2010 saranno definitivamente scarcerati per aver scontato la pena. Nel 2013 presentano la terza richiesta di revisione del processo. Soprattutto perché il giudice imposimato coinvolge nella vicenda l'avvocato Eraldo Stefani, e insieme all'investigatore privato Giacomo Morandi e la criminologa Luisa Daniello presenteranno un faldone enorme di perplessità di questa vicenda alle autorità. Ma anche questa richiesta di revisione prima... Franca, scusami, te hai parlato di Eraldo Stefani, ma stai parlando dell'avvocato Fiorentino? Sì, credo sia. È amico di Cannella. Ah, sì. Fa piacere, sì. Infatti anche Giacomo Morandi è come Cannella, è un investigatore. E quindi si sono occupati, insomma, hanno avuto un primo... c'è stata una prima accettazione della richiesta di revisione del processo, ma poi purtroppo anche questa richiesta è stata rigettata. Comunque in questo momento si stanno occupando di loro anche la Commissione parlamentare antimafia. Possiamo dire, e lo dico con tutta franchezza, io ho molta perplessità su questo caso, nonostante molti anni fa, a ridosso del triste avvenimento, ero completamente convinta che loro fossero gli assassini delle due bambine e che quindi fosse giusto la loro reclusione. Oggi ho molte perplessità, ma proprio tante. Innanzitutto per gli orari che sono veramente troppo ristretti da giustificare tutte le operazioni che gli indagati avrebbero commesso. Infatti le bambine vengono viste l'ultima volta dalla madre delle due, alle 19:30, e da qui non si sfugge, quindi tutto inizia alle 19:30 di quella sera del 2 luglio. Salgono nella 500, che prima era blu, poi diventa bianca, ma mettiamo che la macchina fosse quella di Giuseppe La Rocca, quindi la 500 bianca, insieme a Ciro e Luigi, che sono in macchina con lui e le due bambine, le portano nel luogo del delitto dove sarebbero state violentate, poi tornano indietro, quindi ripercorrono la stessa strada sporchi di sangue, arrivano da Salvatore, dalla fidanzata di Salvatore, lui scende, lo convincono, gli spiegano quello che è successo. Salvatore prende la sua auto, la 127 beige, e segue la 500 nel luogo del delitto. Prendono le due bambine, le portano oltre la sopraelevata nel greto del torrente, gli danno fuoco, le incendiano, tornano indietro, vanno nella discoteca dove incontrano Carmine, a cui confesseranno quello che hanno fatto, e lo faranno dentro la 500 bianca. La 127 beige è improvvisamente scomparsa, quindi nella 500 bianca ci sono Salvatore, Giuseppe, Luigi, Ciro, e ci sale anche Carmine. Quindi sarebbero in cinque dentro questa macchina, con loro sporchi di sangue, che gli raccontano ciò che è accaduto. Per quale motivo lo fanno? Io non riesco a spiegarvelo questo. Queste sono le mie perplessità. E soprattutto, oltre agli orari, la cosa che mi fa pensare di più
per quale ragione fare tutto questo? Anche perché al momento in cui raccontano a Carmine tutto l'accaduto, sono le 8:30, le 20:30, quindi in un'ora avrebbero fatto tutto questo, facendo poi sparire tutte le prove. In realtà le due macchine verranno esaminate. Innanzitutto risultano che non sono state lavate, quindi sono sporche, ma non di sangue. Non troveranno nulla, troveranno dei capelli che verranno chiaramente analizzate e un fazzolettino con una striatura di sangue. Ora, i capelli non risulteranno appartenere alle bambine, a nessuna delle due, e la striatura di sangue pare sia di gruppo A, come una delle due bambine era di gruppo A, ma anche Giuseppe aveva sangue di gruppo A. Purtroppo all'epoca non c'era il DNA. E nessuno si prese la briga di analizzare quel sangue per vedere se appartenesse a un uomo o a una donna. E poi le domande che mi faccio sono tante. In realtà queste tre persone sono state condannate all'ergastolo. E l'omicidio del compiuto sulle due bambine sembra avere avuto giustizia. E fosse così, è giusto, perché chi ha commesso un tale omicidio, giustamente, doveva pagare. Però i dubbi ci sono. Soprattutto penso che se fossero davvero innocenti, se questi tre fossero innocenti, chi ha compiuto questo omicidio? Un duplice omicidio che non si è più ripetuto, o almeno che non sappiamo, che noi sappiamo non si è più ripetuto. E di solito chi ha queste tendenze, queste turbe, lo ripete l'omicidio. Anche perché i colpi inflitti alle bambine, le bambine sono sicuramente morte a seguito delle ferite da coltello, da arma da taglio, ma alcune di queste ferite erano poste una parte del corpo e in parti del corpo che non servivano a ucciderle, bensì a farle soffrire. Questo ha fatto pensare all'inizio, pista che poi è stata continuata, alla presenza di un sadico, insomma, in zona. Perché le ferite, tra l'altro, non erano tutte profonde, alcune sono profonde e sono quelle che hanno causato chiaramente la morte delle piccole, ma altre erano superficiali. Quindi mi viene da pensare questo: se loro tre sono colpevoli è giusto che abbiano pagato, ma se loro fossero innocenti, c'è stato una o più persone che ha commesso questo omicidio. Un omicidio che sembra piuttosto rituale, quei classici omicidi di chi non si trattiene, quindi non, è difficile che chi ha commesso questo omicidio non abbia ripetuto. O in forma diversa, o in luogo diverso, ma se l'omicida era in libertà, sicuramente ha ripetuto questo tipo di rituale terribile verso queste due bambine. Allora, mi senti? Sì? Sì, sì, ti sento. Ok, perfetto. Mi sembrava che fosse... Oppure questo... che ti abbiano suonato il campanello prima? Sì. Però hai fatto finta di nulla, hai fatto la professionista, hai fatto finta di nulla. Non è che eri corriere e aspettavi qualcuno, no? No. Immagino chi può essere. Ah, te lo immagino, ok, vabbè, non è... allora no, vado a trovarla. Ok, me lo immagino anch'io, conoscendo le tue conoscenze, vado conoscendo tramite quello che mi racconti tu, non credo. Allora io devo naturalmente siamo quasi in conclusione, perché è quasi un'ora che parliamo, anche che tu parli anche in maniera molto come dire, molto garbata, no? So che tanti fare i completi, ti ho fatto sentire anche gli audio che mi ha mandato l'Antonietta, però non farò il cognome, è che non farò il cognome, insomma lei si riconoscerà nelle mie parole. Io vorrei fare il punto della situazione, va bene? Ma così a livello obiettivo, no? Come è giusto che sia. Allora, ci troviamo davanti a tre signori
ormai io devo dire, hanno forse sono un po' più grandi di me, di una certa età, ma insomma, anch'io non è che sia proprio di primo pelo, che ai tempi sono stati accusati di aver, violentato e ucciso due bambine. Queste persone vengono condannate, questi tre uomini vengono condannati all'ergastolo, ai tempi erano ragazzi, ora sono diventati uomini, vengono condannati all'ergastolo e tra buona condotta e varie leggi che cambiano, che sono cambiate durante gli anni, poi alla fine si sono fatti, dopo 27 anni sono stati scarcerati del tutto, adesso sono uomini liberi. Queste tre ragazze, quei tre signori, chiamo ragazzi, ma insomma ci siamo capiti, questi tre ragazzi adesso chiedono la revisione del processo. Tra l'altro chiedono la revisione del processo con la promessa che se dovessero vincere l'appello, chiamavo l'appello, non è l'appello, è la revisione, loro non richiederebbero alcun danno economico, alla giustizia italiana. Era solo per ripulire, lo farebbero solo per ripulire il proprio nome da questo brutto misfatto. Allora, io voglio analizzare un attimo la situazione. Lo farò brevemente perché non, lascio alle persone che ascolteranno la puntata di commentare qua sotto, lascio la possibilità di commentare qua sotto a chi ascolterà la puntata e vorrà dire la propria opinione. E io noto in questa storia che ci sono tre ragazzi che probabilmente, io non sono un giudice, quindi non potrò mai giudicare, no, non seguivo la vicenda, fino a poco tempo fa, fino a quando le Iene non l'hanno ritirato fuori nella persona di Giulio Golia, io non la conoscevo, quindi non posso fare il sapientone. Per quello che so io, ci sono tre ragazzi che vengono portati in caserma alla stazione dei carabinieri e a detta loro, noi ci limitiamo a raccontare i fatti, a detta loro vengono quasi seviziati, bruciature di sigarette, insomma, racconta, guardatevi il servizio delle Iene dove raccontano, gli mettono la testa dentro l'acqua, insomma, fanno un po' di, un po', li torturano, così dice lui, così dicono loro. Non lo so se è vero, questo è quello che raccontano. Tra l'altro ci sono dei testimoni, tra cui tu l'hai nominato prima, la mamma di una fidanzata, che dice che uno di loro era lì, un altro era a prendere il motorino, un altro lì, e questi testimoni vengono poi minacciati dai carabinieri per dire, vuoi sapere quello che penso? Io la vedo un po' troppo complottistica questa cosa. Infatti, sì, un Non pochino complicato, sto, io non sto, non sto accusando nessuno, ribadisco il concetto, né i carabinieri di aver fatto quello e né le tre persone di questi tre uomini di aver fatto quell'altro. Sto di fatto che questi uomini sono stati condannati, sono fatti 27 anni. Cioè, questo è un dato di fatto. anche perché dicono anche che anche i testimoni sono stati Esatto. I testimoni che minacciati, picchiati, minacciati. abusati. Ora, Allora, io sembrerebbe credo. troppo. Credo una cosa, è possibile che nessuno all'interno della caserma dei carabinieri abbia avuto un briciolo di dignità o di cuore nel dire no, aspettate, che sta succedendo? Ma che siano tutti uniti all'unisono e dire ok, loro devono andare in galera, loro sono stati, loro ce l'hanno andare. Quindi chiunque dica il contrario verrà minacciato di essere incolpato di chissà che cosa. Cioè, io la vedo un po' dura, poi tutto è Quale possibile. ragione? Per quale ragione avrebbero dovuto farlo Io te invece l'ho di chiesto cercare prima, il esatto, vero assassino? tu hai detto l'hanno fatto per avere subito un colpevole. Sì, ok, il colpevole è vero, ma se ci sono delle testimonianze che dicono che la persona accusata era da tutt'altra parte al momento in cui è accaduto il fatto, il dubbio lo devi mettere, cioè te lo devi stillare dentro il cervello e indagare anche da quella parte. No, qui no, qui tutte, io ripeto, non sto dicendo che stiano raccontando le fregnacce, qui soltanto si dice che chiunque dicesse il contrario, chi le difendesse, chi testimoniasse il fatto che loro erano dall'altra parte, veniva minacciato. E a me sta cosa dico la verità.
non è che torna tantissimo, cioè te ce li vedi i carabinieri minacciare tutti quanti? Assolutamente no, probabilmente, certamente, per esempio dire che l'altro ha confessato, ma insomma una tecnica la devono pure usare. Sì, certo, le botte mi sembra davvero eccessivo, insomma, pensare che li abbiano picchiati, questo no, certamente hanno, gli hanno fatto dei trabocchetti nel tentativo di fargli confessare. Cosa che non è mai accaduta, l'unico che ha confessato è Salvatore, che poi ha ritrattato, insomma. Però è normale, insomma, qualche tecnica la devono pure usare per portare la persona. Assolutamente. Allora, mettiamo per ipotesi fantascientifiche, la metto così, che loro siano stati veramente picchiati per confessare, no? Non lo so. Ribadisco, non lo so, e quindi ipotesi fantascientifiche che loro siano stati minacciati. Ma è possibile che poi siano stati minacciati anche i testimoni? Sia stato chiunque, chiunque abbia avuto un minimo di dignità di dire no, erano qua e siano stati minacciati. Però non mi torna nemmeno il fatto, devo dire anche questo, perché poi obiettivamente devi fare anche un ragionamento logico, cioè... Questi tre signori sono usciti dopo 27 anni carcere, ormai il carcere hanno fatto, nessuno gli avrebbe più rotto le scatole perché pagato il debito con la giustizia, riemergono e continuano a dire di essere innocenti. E anche questa è una cosa strana, perché sì, se avessero fatto veramente una cosa del genere, la gente non... Poi il cervello umano è molto... Come dire, io ora sto leggendo dei libri su arte contemporanea e fanno delle cose assolutamente fuori dall'umano. Quindi il cervello di una persona può spaziare, dire, fare cose che il giorno prima pensava, il giorno dopo no. Quindi io dico, è possibile che queste persone possano continuare a dire dopo aver fatto un omicidio del genere, un massacro, perché viene chiamato il massacro di Botticelli, possono continuare a dire no, noi siamo innocenti, vogliamo ripulire il nome. Anche questo è molto strano. Chi ha commesso una del genere a quel punto ha pagato con la giustizia e lascia perdere tutto, giusto Franca? Sì, e poi c'è il fatto dei tempi che comunque non quadrano. Dalla loro parte c'hanno questo, che secondo la tesi accusatoria dalle 7.30 alle 8.30 di sera avrebbero fatto tutto, tornando due volte giù. Sì. Con i tempi, insomma, è un po' difficile. No, ma io non voglio, ti ripeto, no, non voglio assolutamente mettere in dubbio quello. Ti ripeto, è strano che dopo 27 anni era nel 2010. Sì. Giusto? Sono usciti sì, nel 2010, mi sembra, sì. 83, 93, 2003, 2013, 30 anni, sì, nel 2010, sì. Nel 2010 erano 27 anni, quindi ora sono... 27 anni di reclusione, 2010. Ora sono 27, sono 38 anni, giusto? Sì. Dall'accaduto. A quasi 40 anni, ancora insistono. Non lo so... È quello che dico io, cioè nel senso, ripeto, ora non volevo fare pubblicità, sto leggendo il libro dell'Abramovic, ora io te lo faccio vedere, ma insomma di Marina Abramovic, Attraversare i muri, e racconta appunto delle cose che veramente una mente umana, secondo normale, farebbe fatica a partorire. Ecco perché dico è molto strano che dopo 40 anni questi continuano a dire siamo innocenti. Scusate il collegamento tra loro e l'Abramovic, non era solo per farvi capire che il cervello umano può naturalmente partorire idee a volte grandiose, a volte dispendiose e a volte molto brutali. In effetti contro di loro c'è ben poco. Se togliamo le testimonianze, non ci sono prove. Per me rimane comunque un bel giallo per dire un giallo pesante,
Perché a un certo punto tutti dici, cazzo, però perché dopo 40 anni questi parlano ancora? E perché se tutti i testimoni... Allora, guardatevi il servizio delle Iene, fateci questo piacere. Noterete che tutte le persone che sono andate, sono state chiamate o sono andate di loro spontanea volontà a testimoniare a favore di questi tre uomini, sono state, a dire loro, minacciate dai carabinieri o chi per loro dicendo no, te non devi dire così, se no ti svai il culo come un paiolo, così noi diciamo a Prato. Però insomma il significato è chiaro un po' per tutti. Boh, sarà successo questo veramente? Non lo so se questo è accaduto davvero, però ipotizzando che loro fossero innocenti, solo un'ipotesi, chi è stato? Dov'è finito l'assassino delle due bambine? Eh sì, È morto subito? È morto subito? noi di certo, Franca, abbiamo semplicemente il fatto che due bambine, una di 7 e una di 10 anni, sono morte. Povere bimbe, sì. Questo In povere bimbe. un modo terribile sono morte, povere Tra cui bambine. una che ha avuto violenza fisica, vabbè. Sì. Torturate, povere Sì. bimbe. Poverette, io sto guardando la foto, era tanto caruccio. Vabbè, E poi per va quale bene. ragione? Sì, ma non, esatto, non Chi c'è una l'ha... ragione. Non c'è una ragione, però nessun omicidio c'è mai una ragione, ma se uno ha compiuto questo atto e non fossero loro tre, quello che è stato, perché si ipotizza che in effetti può essere stato solo una persona sola, non in tre, che è Certo. difficile compiere atti sadici in tre, se è sadico è uno solo, non più di uno. Sì. Esistono Però questa persona che fine ha fatto? Perché gli stupri di facendo... gruppo, certo. Gli stupri, sì, però le bambine sono state anche torturate, non è Sì. solo Sì, stuprate, ma sono questo torturate. allora non baserei, è giusto il tuo ragionamento, non baserei il fatto che non siano stati loro perché il maniaco deve essere uno solo, si può essere maniaci anche più persone. Io questo che credo sia assolutamente possibile, poi anche no, però credo sia possibile che non siano stati loro per una serie di motivi, per le tempistiche piuttosto che le testimonianze, ci sta anche, però io vorrei capire anche perché una stazione dei carabinieri che io ritengo un'arma affidabile, dove sì, è vero, uno o due possono essere dei coglioni, scusate, l'epitafio, ma il resto devono essere assolutamente delle persone per bene, come credo che sia. Ora che un'intera caserma si sia messa contro tre persone, un intero paese, cioè chiunque andava a dire io l'ho visti, era di là, era in bagno, no, non è, di che non è così perché se no ti si incarcera anche a te. Io mi farò, invece di fare una cosa del genere, cioè, a meno che il responsabile, e non credo, è la mia teoria, fosse all'interno della caserma stessa. No, a questo punto se uno difende così in maniera molto forte, io boh, qualche dubbio la ci metto, è una teoria, non sto dicendo questo, assolutamente. Però capisci, da una parte si dice una cosa, da una parte dice quell'altra. Perché anche i testimoni, la mamma di una ragazza ultimamente ha testimoniato dicendo no, a me mi hanno chiamato e mi hanno detto lei è quella che ha detto che era con lui, voi non dovete dire così perché sennò vi si mette in galera. Perché? Questo non è possibile, insomma, vorrebbe dire costruire delle prove contro proprio per mandare in galera loro, pur sapendoli innocenti, mi sembra davvero Esatto, sì, ma difficile. infatti, ma insomma, boh, che ti devo dire? Io credo che, ripeto, ci sono tante cose che non tornano e noi ce le faremo tornare. E niente, io aspetto semplicemente quello che, i nostri amici, i nostri ascoltatori ci dicono nei commenti qua sotto. Allora, per me è sufficiente così la puntata, possiamo anche terminare. Se Franca vuole...
vuole aggiungere qualcosa, altrimenti io aspetterei i vostri commenti. Commentate qua sotto, mettete like e iscrivetevi al canale gratis, noi vi offriamo intrattenimento e informazione, che è gratis. Quindi, a parte qualcuno che ogni tanto ci mette un duino, che saluto, ciao Riccardo. Franca, volevi aggiungere altro? Il mio pensiero va a queste povere bambine, non può che essere così, sperando che abbiano veramente avuto giustizia per quello che è accaduto loro, Certo. perché sarebbe gravissimo se non avessero neanche avuto giustizia, perché il loro assassino è ancora in libertà. Cosa che non mi auguro, cosa difficile che sia, però alcune perplessità questa vicenda E le lascia. produce, le lascia, sì, le lascia molto. Se da una parte è difficile credere che delle forze dell'ordine, tutti insieme, si accordano per mandare in galera tre innocenti, è difficile pensare questo. Però dall'altra parte loro sono piuttosto convincenti quello che dicono. Naturalmente se ne assumono la responsabilità di quello che No, beh, dicono. certo, sì, no, no, ma ripeto, lascia pensare il fatto che dopo 40 anni continua a dire cose, cioè uno che ha fatto una volta e ha pagato. Potrebbero starsene in Sì, anonimato, esatto. anche perché, se non ricordo male, loro sono stati almeno 5 anni in isolamento. Proprio perché un delitto di questo tipo non è molto tollerato dagli Esatto, altri della all'interno del società. calcio, esatto. Il loro caso ne parlò pure un altro programma, prima di quello delle Iene, mi sembra era Seconda Chance, ne parlò anche, non mi ricordo il nome del giornalista, e anche lui mostrava il percorso che avrebbero fatto i tre imputati più volte. Mostrava tutte le perplessità che sono poi quelle che abbiamo detto questa sera. Non so, resto in bilico, vediamo se riescono a ottenere la revisione del processo. In quel caso, magari ripercorrendo tutta la faccenda, Certo, si potremmo potrebbero arrivare, certo. chiarire. Va bene, benissimo. Io vi saluto, la tromba con l'imbuto. Grazie Franca per aver partecipato di nuovo a questa trasmissione. Grazie a tutti quelli che hanno partecipato in Grazie chat. Se qualcuno avrà partecipato, perché io non lo so, non saprò se ci saranno persone che parteciperanno, spero di sì. E mando un grande abbraccio, questa volta non me voglio dimenticare, agli abitanti di Faenza, di Forlì, zone limitrofe che in questi giorni hanno subito una grande alluvione. Quindi, sperando di poterci fare, mando un grande abbraccio a loro e a tutti gli amici che abitano nei dintorni. Ci si vede il 30 a Napoli. Io sono a Napoli il 30. Se qualcuno vuole salutare, me lo faccia sapere e ci vediamo per un caffè. Ciao a tutti, buonanotte. Buonanotte, buonanotte.